Le origini della gonna risalgono all'antichità. Le gonne erano a balze e venivano chiamate kaunakes. Nell'antica Grecia non veniva utilizzata così come nell'antica Roma, preferendo la tunica. Gli antichi egizi utilizzavano invece lo skentis o il pano. Nel Medioevo diventò più elaborata, con gonne lunghe e ampie, indossate sopra sottovesti. Nel Rinascimento le gonne si sono evolute in versioni sempre più sofisticate. Durante il XVIII secolo la moda femminile europea abbracciò le gonne ampie ed elaborate, chiamate panier. Nel XIX secolo le gonne divennero più aderenti e la moda vittoriana introdusse una silhouette a campana. Nel XX secolo la moda cambiò con gonne corte, come quelle delle flapper, e le gonne a ruota negli anni 50. Negli anni 60 la minigonna divenne un'icona di stile con Mary Quant. Lo stile hippie negli anni 70 vide invece gonne molto lunghe. Oggi la gonna è un indumento versatile che può assumere molte forme e lunghezze diverse,